E ciao a tutti, ben trovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Super Mario RPG. Nello scorso video abbiamo raggiunto Nozzelandia, dove si dovrà celebrare il matrimonio tra Booster e Principessa Peach, ma Peach non vuole sposarsi affatto, quindi dobbiamo andarla a salvare. Abbiamo anche fatto una corsa su per il monte ed è stata molto carina, anche se io ho fatto schifo come al solito, ma non importa, facciamo finta che l'ho fatta molto bene. Allora, vediamo cosa vende l'armaiolo a sto giro. Super martello, no, non serve. Guantone boom. Ok, guantone boom. Wow, però a me lo glielo diamo. Mano pistola plus, diamo anche questa qua, 75 monete, equipaggiamo. Catenaccio vuoto, no, abbiamo il catenaccio bello pieno. Salopette felice, sì, la diamo a Mario, ok. Pantaloni felici, li diamo a Mello, li equipaggiamo. Cappa felice, no. Guscio felice per Gino, no, per Bowser, sì. Quindi K felice era per Gino, va bene. Anello grazioso, trabocca del potere dell'amore. Ok. No, con il resto sono pieno. Quel bambino che cosa fa? Tra l'altro qui dovevano celebrare anche il matrimonio sti due poveracci. Poverini sti due. Questo doveva essere il giorno delle mie nozze, doveva essere perfetto, invece è andato tutto in malora. Allora, devo trovare un'entrata secondaria perché a quanto pare la porta è sbarrata. Dietro l'angolo, intendi da qui? Cioè, potrei entrare qui, mi stai dicendo. Forse dietro l'angolo è chiusa. Ah no, non è chiusa, invece è aperta. Perché ci stanno sti scatoloni a caso messi qui? Oddio, le guardie. Ma sono di Koopa. Chef Tortolo. Aspetta, aspetta, questo è il tedesco. Stiamo preparando grande torta per grande matrimonio. Sarà un vero capolavoro. E tu? Sì, lo sposo ha ordinato una cosa speciale, rimarranno tutti a bocca aperta. Questo qui invece è un lord, perché parla... Oddio. Sto rompendo la torta. Cosa? Cosa che vuoi fare? Hai appena calpestato là. Che ti passa per la testa? Ancora? Ah, forse quando non guardano? E l'ho rifatto. Ah, ci picchia. No, ci riprovo, ma se ne accorgono subito. Niente da fare, andiamo avanti allora. Bello però sto posto. Alto, chi va là? Sembri Mario. Ma la porta è chiusa, ascolta baffone. Tu e quella tartaruga amica tua dovete smammare. Via, ciao. Fate come Mario e saltatevene via. Hop. Così? Ops, abbiamo un problema. Sarà meglio che vada a dirlo a Booster. Ma è chiusa la porta. Mi aiuta a buttare giù questa porta? Conta fino a 3 e poi ci andiamo addosso insieme. Pronti? Andiamo. Ma gli diamo anche una mano? Oh yeah. Si può fare, si può fare. Attenzione, buono. Ah, perché io devo salvare, certo. Booster, signore, Mario è qui. Brutti pagliacci, non serve spandere la porta per entrare in una stanza. Chiudetela subito, presto, presto. Mario, sei rabbioso, sono qui, presto tirami fuori. Va bene. Alright, let's go. Siamo sicuri che Mr. Buffo non può entrare qui, ma quella tartaruga potrebbe essere un problema. Loro non sanno chi sono io. Sono un fulmine di guerra, una rete a sfondamento. Butterò giù questa porta al volo. Ti ha fatto male. Ok, pronto? Ah, ok, dai, ce la possiamo fare, dai. Eccolo qua. Il potere dell'amicizia può tutto. Oh cielo. No, Peach, l'anello ha perso. E anche qualcos'altro. Oh, stai attento. Splendido. Ho perso tutto. Le scarpe, l'anello, la spilla e la corona. Ma dai, Peach, non piangere. Booster, signore. Booster, ecco. Non disturbatemi. Ok, sentite, la sposa sta perdendo la pazienza. Diamo subito inizio alle nozze. Che cos'è? Ti scende acqua dagli occhi? Hai forse una perdita? Ma che faccia? Sembra Wario un pochetto. Ah, perché se l'è bevuta. Ecco che sta a fare con la bocca aperta. Dal naso sembra Wario, sì, un pochetto. È salata! Ma che diavolo, che significa? Vabbè, Booster, signore, credo che la sposa stia piangendo. Piangendo? Ma quel che fa la gente quando è triste? Disgustoso! Quella roba potrebbe essere corrosiva, ed è salata! E perché mai dovrebbe piangere, comunque? Credo che stia piangendo perché ha perso una parte del suo bestiario nuziale. Ah, certo, ma quelle lacrime rovineranno la torta! Fatela smettere prima che entri Mario! Mario salta per farsi notare. Ma Mario è già entrato! Booster, signore,
Dobbiamo trovare le sue cose. Il matrimonio non può continuare senza. Fra poco dovrebbe arrivare anche la torta. Ricevuto, amico. Trova la sua roba. Io manderò avanti la cerimonia. Sbrigati. Booster, signore, lei dovrebbe stare a destra, la sposa a sinistra. Era stata una prova. Così, giusto? Ok, dobbiamo sconfiggere gli Sniffster e riprenderci le cose di Peach. Questo qua ha trovato l'anello. Questo ha trovato la spilla, immagino. Grande, bravissimo. E lei la scarpina dorata di Cenerentola. Signore, scarpe recuperate. Sai che profumo. Ehi, un attimo! Non manca ancora una cosa? Ah, la corona! Oh oh, stanno accendendo le candele. Sbrigati a recuperare gli accessori da Sniffster e salva la principessa Peach. Se ti sbrighi potrebbe succedere qualcosa di bello. Hai preso le scarpe, ok. Vai, vai, dammi. Hai preso la spilla, basta parlarci con sti cosi. Hai preso l'anello, ok. Dov'è la corona però? Non è che ha preso a Bowser la corona. Ma ci picchia. Bowser, hai preso tu la... Non c'è qui la corona? Ma come? No. Ok, ho trovato la corona, ho trovato. Ce l'ho fatta forse. Però hanno acceso tutte le candele. Però manca ancora qualcuno lì. Oh, ecco, ma tu sei Mario. Dunque sei venuto a rovinare il mio matrimonio, suppongo. Mario! Finalmente sei qui. Ah, visto Bowser. Che ci fa Bowser con te? Che spreco di tempo. Ho cose più importanti a cui pagare. So di essere in buone mani se ci siete nei paraggi, Mario. Eccoti un bel bacio, mio eroe. Oh, ma che bello! Vuoi baciare lui? Ma sono stato di essere Martino la pelle! Anch'io voglio un premio! Un bacio! Smettetela tutti e due, non capisco più niente! Ecco il tuo bacetto, Mario! Sembra carta vetrata, è già. Ma che? Questa me la devo ricordare, Peach. Peach, fai la brava, su, dai un bacetto vero a Mario. Presto, Mario, veniamo al castello dei funghi. Il cancelliere ci starà aspettando. Bowser, tanti cari saluti allora. Ah no, andiamo con Bowser? Scusate, ci siete fatti aspettare. Ecco qua, arriva il cuoco tedesco. Abbiamo preparato una torta meravigliosa, non crederete ai vostri occhi. Das ist la torta. Ma dove sono la sposa e lo sposo? Dove sono tutti quanti? Oh, che guaio! La sposa se ne sta tanto? Vuoi portare via la sposa con te? Ma così non resta nessuno per mangiare la torta. Cosa non può essere? Noi abbiamo lavorato tutta la notte. Che ti passa per la testa? Stop. Ma uno che è Ernest Knam? Per caso uno dei cuochi? Ha preso il tempismo, amico mio. Ah! La torta. Davvero devo sconfiggere la torta? La torta è un nemico. Allora aspetta. No, io voglio attaccare la torta. Bravo, mangia catenaccio. Super palla di fuoco sulla torta. Abbiamo un po'. Inefficace fuoco. Ho visto ora. È la torta che dico, ma. La torta sta girando. Quindi il fuoco sulla torta è inefficace, eh? Che posso attaccare con il super sal... No, lui. Mannaggia, sbagliato. Zero. Ok, dallo sbaglio ho capito che effettivamente loro non si fanno danno. Va bene. Allora. Ok, no.
Bowser colpo di stella cadente. Stanno menando? Ah, e che cosa fai? Chef Tortodo! La torta si sta muovendo! Sì, in effetti l'abbiamo notato prima. Molto strano. Che? Non si sta muovendo! Torna al lavoro! Sì, che si stava muovendo. Tranquillo, ma ci penso io la torta, non ti preoccupare. Super salto, ma sul tortone stavolta. Ok, 213, perfetto. Quindi siamo arrivati a un punto di svolta. Ancora? Ai ai, che c'è ora? Chef Torto, la torta si muove! Smettila con questa storia! No, dico sul serio, perché dovrei mentire? Perché sei un idiota! Feti, non si muove! La torta è FIFA, scappa! Visto, avevo ragione! Ora sembra una faccia per davvero. Con più facce, veramente. Tutti e tre gli strati hanno una faccia. Attacca con A per spegnere quelle candeline. Vuoi! Ok, non... Oh, cavoli! L'attacco finale non l'avevo visto. Quindi devo solo attaccare con A, mi stai dicendo. Vai, catenaccio. Grande. Ok, tre spe... Oh, mancato. No, no, a chi... Sì, Athletic Team sempre fa sempre piacere, però Bowser. Quindi ogni attacco spegne una candelina. Ah, potevo cambiare? Ho deciso però di non farlo. Facciamo finta che lo sapevo, dai. Cioè, ho letto cambiare e passo. Ho detto, vabbè, facciamo passo, tanto è uguale. Invece no, potevo cambiare personaggio. A meno che cambiare non ti prende un turno, eh. In quel caso, ho premuto A, ho fatto la mano troppo veloce. Ok, e uno strato se n'è andato. Allora, solo Gino ha fatto male, quindi diamogli un fungo a Gino. Così si ricarica. Bowser, attacchiamo. Com'è che si chiama Basilio? Perché è base, certo. E con Mario ci ricarichiamo. Aia, quanto è veloce però quell'attacco, ehi. Mo' mi sa che posso anche attaccare con le mosse speciali. Però continuo ad attaccare con A. 200 in martello, wow. Oh, Snifter, ciao. Forse fareste meglio a fermarvi. Questa è la torta di nozze di Booster. Gli verrà un colpo se l'assaggiamo. Non la voglio assaggiare. Ehi, numero uno, dov'è la mia torta? Booster, signore. C'è 70% di probabilità che l'oggetto su cui si trova al momento sia la torta. Questa cosa qui è la torta? Ok, ascoltatemi, c'è un problema. Come si mangia questo affare? Io direi di bollirlo. Non me l'ha detto che suggerisci? Troppo difficile. Perché non la inghiotto e basta? Che? In un salvo cuore? È più facile a dirsi che a farsi. Coraggio, signore. Ce la può fare, apra bene la bocca. Ho i nervi a pezzi! Oh, povera me! Mi sento come se stessi per fare bungee jumping ma senza corde di sicurezza. Ecco che arriva! Aspetta, aspetta! La torta non si è mossa? Si concentri, signore! Non mi pare una buona idea. Mamma mia... vabbè... buonissima! Fermi tutti, è davvero... Sì, sì! È così buona che mi viene da piangere! Congratulazioni, signore! Il matrimonio è ora ufficialmente concluso. Grazie a tutti. La cerimonia è finita, andiamocene. Quindi ho sconfitto la torta. Va bene, Bowser che sale di livello, però mi piace molto. Bowser è molto forte in attacco e difesa, quindi direi di potenziare. Io PV massimi non sta neanche a 100. Potenziamo i PV massimi, poi magari la prossima volta
attacco magico e difesa magica. È stato bellissimo, Mario, sei davvero il mio principe azzurro. Ha la salopetta blu, infatti. Finalmente si torna a casa. Oh, che giornata, ma ci credi, mi sono quasi sposata con quel tizio. Però, spero comunque di sposarmi un giorno o l'altro. Chissà chi sarà fortunato. Vorrei far sapere a chi non lo sa che in realtà Peach aveva un altro spasimante prima che Mario diventasse il suo principe canonico. Infatti c'è una locandina in cui si vede Mario e Luigi andare via con un sacco pieno di soldi, con dei sacchi pieni di soldi, mentre lei se la sta intendendo con un altro. Forte, eh? Peach, principessa del Regno dei Funghi, si è unita al gruppo, riportala a casa sana e salva. Ok, forte. Possiamo provare il potere di Peach magari nella prossima sfida, quindi andiamo sul gruppo in questo caso. Cambiamo Bowser con Peach. Gino io lo vorrei tenere sempre in squadra. Peach ha pochi punti salute ma ha più difesa magica. Mario! Quel brutto tipo se n'è andato, ora possiamo procedere con il nostro matrimonio? Oh, Raz, sono tanto felice. Finiamo questa cerimonia così possiamo andare dalla nostra suite e poi partire per la luna di miele. Ma certo, cara. Bene, scusami un attimo. Matrimonio lampo. Ascoltate, dobbiamo ricominciare tutto da capo. Tornate dentro per cortesia. Ma è ufficiale sta cosa? Beh, contenti loro. Ho qua i due Koopa che stavano preparando... Ancora? Sono sempre loro! Va bene, dai, sempre gli stessi. Va bene, ho capito. Mi sto chiedendo ora se ho fatto in tempo a trovare la corona di Peach. Quello mi interessava sapere, sinceramente. Mario! Il cancelliere ci aspetta! Torniamo a casa! No. Mario! Ok, no, non voglio andare dal cancelliere. Pure Gino? No! Bowser, allora anche Bowser, forza! Nessuno, ripeto, nessuno può rapire la principessa tranne me! Scordatelo! Ok, basta così. Quindi dobbiamo andare dal cancelliere per forza. Vabbè, andiamo da sto cancelliere allora. Che bisogna fa? Ah, così veloce. Castello dei funghi. Ok. Senza proprio neanche selezionarlo. Tranquilli ragazzi, ho Peach, posso passare. Mario, bentornato. Sembri ancora tutto intero. Principessa! Ah, finalmente a casa con Mario e dei meravigliosi nuovi amici. Mi hanno salvato la vita. Andiamo dal cancelliere. Forza Mario, non possiamo far aspettare il cancelliere. Va bene Peach, andiamo, corri, corri, corri. Si corre, si corre. Cancelliere, eccomi qua. Ah no, quello è Todd. Cancelliere, la principessa è tornata. Oh, grazie al cielo, è stato davvero un incubo. Avevo i nervi a fior di pelle. Lo so, mi ha fatto preoccupare, ma sto bene. So badare a me stessa. Con un piccolo aiuto di Mario. Wihihi! Forza, togliamoci da questo ingresso pieno di spifferi. Se lasci la porta aperta è normale. Chiudetela. Mario, spero che tu sappia quanto ti sono riconoscente. Ma ora sei nel gruppo. Ma devi dirmi una cosa, come hai fatto a fidarti di Bowser? Fidarsi di Bowser? Ma cosa stai dicendo? Mario, cosa ci fai con... Sì? Ma che... Povero me! Cancelliere! E rilassatevi, Mario è tutto sotto controllo. Sì, va bene. Bowser, forse è meglio se ci racconti la tua versione. Cosa intendevi di preciso quando hai detto di avere cose più importanti a cui badare? Probabilmente il castello. Non posso dire la verità, se si viene a sapere sono finito. Dai Bowser, ce la puoi fare, amico. Ora è come un amico. Mi perdoni, signore, forse posso iniziare a spiegare io, poi magari gli altri possono intervenire. La principessa, Bowser e Mario sono stati proiettati in diverse direzioni da una terribile esplosione. Qualcosa di enorme si è schiantato sulla via stellare, in alto, sopra il castello di Bowser e... ed è finito. Boom! Dritto nel castello di Bowser! Mario che fa la spada con la bocca che parla. Si trattava di una spada gigantesca. Ora il castello di Bowser è occupato dai mostri con a capo un brutto ceffo chiamato Fabbro Magno. Mi hanno cacciato dal mio... Cioè, voglio dire, ho deciso di andare in vacanza. Non possono farmi questo! Ad ogni modo, stavo preparando un piano per riprendermi il castello quando... è arrivato Mario a pregarmi di prenderlo tra i miei scagnozzi. Non ha potuto far altro che accettare, era patetico. Mario che dice non è vero. È tutto ok, Mario?
Sappiamo che Bowser esagera sempre un pochino. E Mello, tu? Puoi mettere tra i viaggiatori insieme a Mario? Beh, Mario mi sta aiutando a trovare la mia bella casa e i miei genitori. Ecco perché siamo in viaggio insieme. Come, che notizia inaspettata, emozionante, oltremodo stupefacente. Spero tu possa ritrovare il tuo genitore più presto. E Gino, giusto? Come mai tu e Mario? La via stellare è stata distrutta, sono qui per ripararla. Mario mi sta aiutando a cercare frammenti stellari. Mi servono per ricostruire la via. Frammenti stellari? La via stellare fa avverare i nostri desideri. Finché non troviamo tutti i frammenti stellari e ripristiniamo la via stellare, possiamo dire ciò ai nostri sogni. Come? Che notizia tremenda, spaventosa, oltremodo orribile. Non lo è? Certo che lo è. Per esempio, mettiamo il caso che Bowser ti abbia rapita. Senza l'aiuto della via stellare probabilmente non verresti mai salvata. In realtà non mi sembra tanto male. Lasciamo perdere questi affari di stelle. Bravo Bowser, e allora di pure addio al tuo amato castello. Cosa? Dunque, se Mario non trova quei cosi stellari, Peach sarà mia. Ma se Mario non li trova, non li troverà il mio castello. Quindi se voglio riaverlo, dobbiamo trovarli, ma... Ah, ho perso il filo. Lasciate perdere quello stupido. Non potrei sopportare un mondo senza desideri. Dobbiamo andare subito a recuperare quei frammenti stellari. Principessa, non puoi dire sul serio. Non penserei forse di unirti a loro, vero? Si è già unita. Questa è una vera follia. Sei una principessa. Cosa dirà la gente? Non mi importa. Per come stanno le cose adesso, la situazione è senza speranze. Sono stanca. Credo che andrò nella mia stanza a stendermi un po'. Mario, Mello, Gino e Bowser, pure tu. Buona fortuna. Mario che fa la spada, beh, ragazzi. Fantastico. Orbene. Grazie a Mario la principessa è di nuovo qui. Dichiaro che d'ora in poi il giorno di oggi sarà per sempre. Un attimo, secondo voi che sia stato questo Fabbro Magno ad attaccare il nostro castello? È molto probabile. Temo che non ci sia motivo per festeggiare. Al contrario, Mario, dobbiamo chiederti un altro favore. Per piacere, per tutti noi, devi sconfiggere Fabbro Magno. Solo così potremo vivere di nuovo in pace. La principessa Peach è sana e salva, ma ha deciso di restare nel castello. Ok, non è più in squadra con noi per il momento, però se la vado a trovare nella sua stanza reale... Buona fortuna. Attenzione, quando usciamo però ci chiama qualcuno. Allora si vuole unire al gruppo, eh? Ah, ok, ti portiamo con noi, Peach, sì. Non preoccuparti, mi hai aiutato la vecchia tata, nessuno si accorgerà della mia assenza. Forza, andiamo a caccia dei frammenti stellari! Ah, ma mi chiedo dove potranno essere, non ne ho proprio idea, e tu? Mario, in momenti come questo... Andiamo da tuo nonno? Cosa facciamo? Andiamo a chiedere al nonno, lui lo saprà. Va bene, andiamo. Ah, mi pareva! Peach si è unita di nuovo al gruppo! Anche il gioco dice, sai, no? Mi sembrava un po' strano. Allora, un'altra volta, Bowser a posto di Peach. O Peach a posto di Bowser, che è il più corretto. Vediamo Peach, insomma, se è forte, se vale la pena. Bene, amici, vi ringrazio allora per aver seguito anche questo episodio di Super Mario RPG. Nel prossimo episodio andremo da Aranius a vedere che cosa per noi, dove dobbiamo andare come prossima destinazione. E vedremo anche che poteri ha Peach. Inoltre in descrizione trovate tutti quanti i link utili e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!